Oggi non siamo qui da soli. Ciao a tutti gli amoletti, oggi qui con noi c'è una sirena anziana. Molto strana. Avete capito bene? Una sirena che ha... quanti anni hai? Ho 10.000 anni. 10.000? 10.000 anni! E perché sei coperta? Levati questa sciarpetta. No, perché sono brutta e vecchia. Sono molto vecchia. Non vuole far vedere la sua faccia perché dice che lei è molto brutta. Ma a noi non interessa? Togli quella sciarpa. Dai. Non posso, mi dispiace, non posso perché sono molto vecchia. Dai, vogliamo vedere la tua faccia. No, non posso. Non può. Oh, diavoletti, ma questa sirena è molto anziana, vive qui sotto da 10.000 anni. Voglio andare a nuotare, mi piace molto nuotare, però ho tanta paura. Vuoi andare a nuotare? Sì, no. Però ho paura. Eh sì, in questo mare ci sono tantissimi pericoli, ci sono gli squali. È pericoloso, è pericoloso. Ci sono le meduse. Oddio, mi piace però nuotare molto. Non nuotare in questo mare è molto pericoloso. Mai e poi mai. Ehi tu, sirena, come ti chiami? Non ho nome. Non hai un nome? No. Questa cosa è troppo strana. Troppo. E non puoi nuotare per nessun motivo al mondo, sai perché? Perché tu non potresti sfuggire ad un pericolo perché sei molto anziana. L'acqua. No, in quest'acqua non puoi nuotare perché ci sono tanti pericoli, te l'abbiamo detto. No, ti piace. Mi piace tanto l'acqua. Ah, e non hai paura dei pericoli? Lo sai almeno, no? Sì, perché mia figlia è stata punta da una medusa. Tua figlia è stata punta da una medusa? Sì, si è fatta molto male. Ma tua figlia è una sirena? Sì. È stata punta da una medusa? Diavoletti, avete visto? Sotto il mare ci sono tantissimi pericoli. Allora perché adesso vuoi andarci? Si sa che ti piace l'acqua, sei una sirena. Mi piace, però sono molto molto vecchia. Se ti succede qualcosa non riuscirei a correre. No, no, non riesco perché sono debole. Ha ragione. Sono molto debole. Quindi se all'improvviso vedi uno squalo non puoi fuggire. No, non posso fuggire. Ti morderà? Oh no. Mi fate compagnia? No, 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 no. Non facciamo compagnia perché dai, uno squalo potrebbe... Non ci teniamo. Dai, comunque mi fate compagnia, ragazzi? No, non ti facciamo compagnia. Sì, perché se mi viene uno squalo ho paura, non so correre. Sono molto vecchia, ho tanta paura. E allora non andarci proprio? No, e poi mi piace, te l'ho detto, mi piace stare. Ok, allora fatemi compagnia. Vai a mare da sola, noi ti guardiamo da qui. Se succede qualcosa, grida aiuto. No, non posso perché ho tanta paura. Ho tanta paura dell'acqua, però mi piace. Dai, nuota da sola. Io no, non vedo posso. Nessuno scuola adesso. E tu vinci di uno squalo? Sono molto meduse. Tanta paura, dai, mi fate compagnia. No, Anto, nessuna traccia di uno squalo. Ok, Vinci non ha visto nessuno squalo. Vinci non ha visto nessuno squalo. Via libera. Quindi vai, puoi nuotare, vai. No, non posso, paura. Vai, vai a nuotare. Non posso, ragazzi. Vai da sola, non succede nulla. No, no, non vado. Non vado, venite pure voi. No, non veniamo anche noi perché abbiamo paura. Guarda che in mezzo al mare ci sono molti squali. Io dopo non posso correre. Non ce la faccio, sono molto vecchia, molto vecchia. Vai a nuotare, dai. Non posso. E vuoi lamentarti per tutto il tempo? Ora vado da sola. Va da sola? Oh, sta andando da sola. Oh, è andata sott'acqua. Oh mio Dio, la senti? Sta nuotando. Sta correndo in acqua, sta correndo in acqua. Oh mio Dio! Anto, e se le succedesse qualcosa? È la nostra unica amica, quindi dobbiamo stare attenti. Io la salvo se gli succede qualcosa. Sta continuando a correre in acqua. Aiuto, 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 aiuto. Ma è lei che sta gridando aiuto? Aiuto. Sta gridando aiuto? Gigante. Aiuto! Perché sta gridando aiuto? Ehi, perché stai gridando aiuto? Ha visto una piovra? Una piovra? Una piovra? Sai che le piovre sono molto pericolose? Certo che lo so, le piovre sono molto pericolose. Oh mio Dio, con quei tentacoli ti prendono e ti portano in fondo. E non ti lasciano mai più. No, non ti lasciano mai più. Sta continuando a gridare aiuto, la senti? Dobbiamo salvarla in che modo? Sirena anziana, esci dall'acqua! Esci, muoviti! Aiuta! Sta continuando a gridare aiuto, esci! Aiuta! Sto arrivando! Esci dall'acqua! Sta venendo di tutto! Ho visto una piovra, ho visto una piovra, una gigante! Cosa hai visto? Una piovra? Oddio, che paura, gigante! Ho visto una piovra! Calmati, calmati!
calmati. Che paura. Adesso dov'è la piovra? Non lo so. Vinci. E se si avvicinasse, se la piovra si avvicinasse? Potremmo essere anche noi in pericolo? Sì, potremmo essere veramente in pericolo. Che paura, ragazzi, che paura, che spavento, mi sono messa. Ma hai visto proprio una piovra gigante così? Enorme, enorme, gigante. Così, i tentacoli com'erano? Grandissimi, che così. Paura. Che paura, sì, mi sono spaventata. Aveva dei tentacoli giganti? Sì. Potevano tirarti? Sì, che paura mi sono messa! C'è una piovra pericolosa al mare! C'è una piovra pericolosa qui sotto! Aspetta, Anto, aspetta un minuto! Ma se lei è scappata ed è venuta qui, la piovra l'avrà seguita, no? Dov'è adesso la piovra? Sarà nelle vicinanze. Che cos'è questo verso? Vinci? Sto tremando. Proviene da lì? Lo senti anche tu questo verso? Ehi tu, sirena? Quello! È il verso, quello è il verso della piovra? Sì. La senti Vinci? Si sta avvicinando Vinci, io la sento sempre più vicino. Che paura ragazzi! La senti tu? Sì, lì! Oh! La piovra potrebbe tirare la sirena anziana sott'acqua! Dobbiamo scappare da qui? Sì. La piovra adesso è qui. Oh, sta qui la piovra, la senti? La senti, Vinci? Paura. Oh no! Vinci, vuole tirare la coda della signora! Vuole tirare la coda della signora! No, piovra! Piovra cattiva, non tirare la coda della sirena! La piovra è lì, vicino alla tua coda! Sto tremando. Cosa è successo? Ti ha morso la piovra? Che paura, mi fa male. Ti brucia? Questo è sangue? Sì. Questo è sangue? Sì, che paura, mi oh mio messo. Dio. Sta uscendo il sangue dalla coda, Vinci. Sta uscendo il sangue dalla coda. Che paura. Oh no. Questa cosa è troppo pericolosa. Come facciamo adesso a curarti? Che paura, ragazzi. Non mi sento bene. Come facciamo adesso a curarla? Io non sono un bravo dottore. Oh mio Dio, guardate che sta uscendo tutto il sangue. Oh no. Diavoletti, questa situazione è troppo pericolosa. C'è una piovra. La sentite? Sott'acqua. E noi non dobbiamo più entrare in acqua, Vinci. Lo sai, vero? Perché potrebbe farci davvero del male. E guarda qui. Oh mio Dio, l'ha proprio ferita. È proprio sangue questo? Eh sì, è sangue. E sta uscendo dalla coda. Mi fa male, non mi sento bene. Mi fa male. Poverina, come ti senti? Mi sento male. Non mi sento più la coda. Anna. Oh mio Dio. E se non riuscisse più a nuotare in acqua? Potrebbe succedere qualcosa di brutto. Mi sento male. Poverina, come facciamo adesso a curarla? È una sirena anziana. Non riesco a muovere più la coda. Cosa? Non riesco a muovere più la coda. Mi sento paralizzata. Non riesci a muovere più la coda? Gli sta continuando ad uscire il sangue. Oh no, poverina. Perciò gli fa male e non riesce più a muovere la coda. Sì, mi sento paralizzata. Non riesci più a muovere la coda? No, non mi sento bene. Vinci. Che paura, cosa facciamo? Ma adesso che ti sei ferita, potresti girarti e potresti far vedere la tua faccia a tutti. No, la faccia è brutta, sono vecchia. Dai, falla vedere. No, sono troppo brutta. Perché non ti fai vedere? Sono vecchia. Diavoletti, sono che ne dite? Gli tolgo questa sciarpa? Gliela tolgo? No, fermo. Non posso toglierla? No, perché sono molto vecchia. Dai! Fai vedere la tua faccia a tutti! Perché non la fa vedere? Ma come facciamo ad aiutarti se non ti fai vedere? Non posso. Perché? Va bene, adesso mi giro. 3, 2. Ti girerai? Uno, si sì. Sta girando, Diavoletti! No, non mi voglio girare. Non ti vuoi girare? No. Stavamo per vedere tutti la tua faccia. Perché non ti sei girata? No, perché è brutta e sono vecchia. Oh no, Diavoletti. Oh no. Ho trovato un foglio dentro la tasca di questa sirena strana. Eh sì, c'era proprio un foglio nella sua tasca. E adesso lo leggiamo insieme. Cosa dirà? Nessuno mai ha visto il mio viso
Non togliete la sciarpa? Oh no, nessuno mai ha visto il suo viso. Dobbiamo togliere quella sciarpa. Dobbiamo togliere quella sciarpa e vedere il suo viso. Adesso ho un piano. Gliela tolgo io allora, gli tolgo questa sciarpa.